Fine primo tempo tra Argentina e Blues, 2-1 per gli avversari, un buon primo tempo più di Pisa, però è un attacco poco concreto. Sì, sì, vabbè, loro sono forti, dobbiamo solo migliorarla in attacco. Se facciamo qualche tiro in più, qualche gol lo facciamo. Abbiamo tirato, Giustino ha segnato, quindi abbiamo visto, no? Se te la importa segniamo. Un tiro un gol, quindi... Sì, in effetti sì, nello specchio della porta sì. Poi i furi ne sono andati un po'. Magari facciamo 2 su 2, 3 su 3, vediamo. In bocca al lupo. Grazie. 2-1 per voi, un buon primo tempo soprattutto in attacco, però soliti anche in difesa. Sì, dobbiamo un attimino trovare la quadratura del cerchio un'altra volta e parliamo troppo. La squadra ci sta, solo che mi hanno trovato un attimino delle misure che c'erano ma che non ci sono più perché siamo fermati nel periodo estivo e quindi hanno trovato degli equilibri che adesso ancora non ci sono. Per il resto però penso può andare. In bocca al lupo per secondo te. Siamo nel post partita tra Blues e Argentina, ultima partita di questa prima giornata del Super 8. Siamo qui con i due meri in campo. Neresine per i Blues, autore di una doppietta, e Polverino per l'Argentina. Partiamo da te, un po' nervosi nel secondo tempo, nel primo tempo poco in attacco, un po' deludenti oggi. Sì, sicuramente siamo partiti male e abbiamo finito peggio. Ovviamente ci stavano nuovi innesti, la squadra deve ancora carburare. Io oggi non stavo al meglio e si è visto Arcangelo, si è visto la difesa un pochino troppo ballato. Con il Real Cerchi Capini, sì, un pochino di riposo settimanale, però siamo ci può stare. Vabbè, Arcangelo, una dedica finale? Guarda, la dedico al capitano Enzo e alla squadra e basta. In bocca al lupo. Ciao, ti caro. Passiamo da te, ottima prestazione della squadra, più cattivi però nel primo tempo. Diciamo sì, come detto, il primo tempo è andato meglio, poi il secondo tempo ci siamo fatti prendere un poco dalla foga, perché all'inizio siamo stati tranquilli e stavamo giocando, poi la partita è andata un po' più incattivendosi e siamo calati tecnicamente, diciamo. Sì, come abbiamo detto, nel primo tempo con il capitano, dopo tanto tempo avete giocato una partita di torneo, quindi dovete un po' ritrovare i ruoli di un po' di tutti. Sì, è molto che non giochiamo insieme, abbiamo fatto solamente un paio di partite prima del torneo. E poi ultimamente stavamo giocando partite non in campi così grandi, quindi dobbiamo solamente ritrovarci un po'. Senz'altro. Una dedica finale? Sempre alla squadra. Bocca al lupo per le prossime partite. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi.